La ZTL divide, commercianti in rivolta questa mattina da Cireale, avviata una petizione dove si sollecitano modifiche. Approvati dalla Giunta LIA da Cireale due importanti progetti sulla mobilità urbana, progetti per 9 milioni di euro che doteranno a Cireale di un sistema infrastrutturale moderno. È andata deserta da Cireale la gara per la gestione del Pala Volcan, confermate le previsioni del consorzio GIS. Ben trovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale parleremo di ACI Sant'Antonio, si è insediato il nuovo comandante della Polizia Municipale, ci sarà spazio per la cronaca e poi l'associazione Coriandolata che torna protagonista nella sua città Cireale con un'opera dedicata al Corpus Domini. Questo è altro all'interno del nostro giornale. In primo piano la protesta dei commercianti della pescheria e di via Davi, e quindi i commercianti di Piazza Marconi e della via Davi, che stamane è esplosa in maniera fragorosa dopo appena 48 ore dall'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti della zona traffico limitato. Vediamo. Era nell'aria e stamane la protesta è esplosa. Numerosi commercianti di Piazza Marconi e via Davi, contestando aspramente i provvedimenti di chiusura al transito veicolare H24 della storica pescheria, chiusura che ha già provocato in questi primi giorni di applicazione del provvedimento un evidente calo del volume d'affari, si sono presentati all'ingresso del Palazzo Municipale, presidiando appunto la zona dell'Androne in attesa di poter parlare con il sindaco Stefano Alì, che poco dopo li ha ricevuti ascoltando le loro rimostranze, insieme al sindaco, gli assessori Carmelo Grasso e Mario Di Prima e il comandante della Polizia Municipale Antonio Molino. Noi abbiamo chiesto tutte le nostre attività che abbiamo, un'altra volta di riaprire la pescheria, perché siamo a zero completamente di vendita, e purtroppo siamo venuti qua nel municipio per il sindaco a cogliere per questa situazione che noi abbiamo. Ora ci ha detto che fra poco viene a vedere la situazione. Nell'occasione i commercianti hanno avviato una petizione con la quale chiedono una revisione del provvedimento, la ZTL H24, che isola la pescheria, rendendo ancora più difficile di quanto già non lo sia la sopravvivenza delle attività commerciali. L'esasperazione che ci ha portato a questo. Ieri abbiamo dimezzato, ma più che dimezzato, il nostro fatturato. Non è possibile che a un certo punto, per una visione un po' distorta, cioè una Cireale che vada solamente sullo street food o non so, per 3-4 persone che scrivono, che poi sono sempre le stesse sui social, che la Cireale deve essere chiusa, non è possibile che 40-50 famiglie vadano a rotoli. Le posso anche dire una cosa, che qua si sta facendo il gioco delle parti, perché si intervistano delle persone che dicono bella la ZTL, se non che il giorno dopo le incontri ad Aci Trezza con la moglie in mezzo al traffico veicolare che passeggiano. Quindi o ci mettiamo i pantaloni la mattina o ci mettiamo la gonnellina o i pantaloni corti. Stiamo chiedendo che quantomeno vengano gli orari vengono ridimensionati, perché alla mattina non c'è bisogno che i tavoli non si apparecchiano, fino alle 6 alle 7 possiamo lavorare, ci può essere una convivenza che sia per tutti. Non è che noi diciamo loro non debbono lavorare, sono stati loro a dire i commercianti non debbono lavorare. E dopo l'incontro, avuto come detto nell'androne di via Lancaster, l'amministrazione si è recata in zona pescheria per verificare di persona il disagio e decidere se e come apportare modifiche al piano viario in vigore. L'incontro è ancora in corso mentre vi parliamo. L'amministrazione sta incontrando dunque i commercianti della pescheria. Dalle prime notizie pare che
la linea dell'amministrazione si sia un attimino ammorbidita e correttivi potrebbero giungere nelle prossime ore, anche se un accordo vero e proprio tra le parti al momento ancora non c'è. Tornando alla protesta, invece, questa mattina erano presenti anche numerosi consiglieri comunali che nei giorni scorsi hanno incontrato i commercianti della zona del centro e della pescheria, ascoltando come dire, le loro istanze, i loro disagi. Erano presenti infatti anche i consiglieri comunali Giuseppe Vasta, Francesco D'Ambra, Alessandro Coco, Giuseppe Ferlito e Luciano Scalia. Abbiamo intervistato alcuni di questi consiglieri che hanno voluto lanciare anche loro un appello al sindaco Alì. Io voglio lanciare un appello all'amministrazione, che poi di fatto è quello che chiedono non solo i commercianti della zona della pescheria, delle strade limitrofe, ma è quello che chiede un po' tutta la città pensante. Un appello a riaprire immediatamente Piazza Marconi. Se l'operazione di chiudere Piazza Duomo può essere giudicata o meno opportuna, è un esperimento che magari va fatto nel periodo estivo, è il periodo più indicato. La chiusura contemporanea di Piazza Marconi ha realmente diviso la città in due. Ci sono grossissimi problemi di viabilità, ci sono problemi di vivibilità per le persone che abitano in quella zona e ci sono problemi reali dei lavoratori. Io credo che non si possa con un colpo di spugna decidere una cosa così importante e così di impatto per tutta quanta la comunità di Acireale. Abbiamo lanciato appena qualche giorno fa un appello all'amministrazione a 5 Stelle per ritornare indietro sui passi che erano stati intrapresi. Io ritengo che l'esperimento su Piazza Marconi sia un esperimento ormai fallito, è sintomo di intelligenza tornare indietro, e l'appello che rivolgo all'amministrazione a 5 Stelle, rivolgiamo noi consigli dell'opposizione, è quello di rivedere una scelta che risulta fallimentare. Non lo diciamo noi, lo risulta dai fatti. Il mercato, nel mercato c'è un silenzio assordante e non si può aspettare la sera per vedere un po' di luce nelle zone del mercato e nelle zone limitrofe. Niente e nulla era concordato, oggi vediamo i risultati. L'avevamo detto prima un sacco di volte che bisognava farlo a step, preparare la città a certe scelte. Oltretutto oggi ci troviamo la città degli anni in due, oggi ci troviamo tutti le auto e i mezzi tutti in via Galatea, via Marchese di San Giuliano, e quindi un'emissione anche di CO2 pazzesca in quelle zone. Dico, perché non devono vivere anche i residenti che abitano in quelle vie? Questo l'avevamo detto, purtroppo l'amministrazione a 5 Stelle non ci ha voluto ascoltare, oggi queste sono le conseguenze. Che il sindaco faccia un passo indietro, che non significa perdere, ma è un senso di responsabilità. Gli esperimenti già sono frutto di percorsi avviati anche dalle scorse amministrazioni, e queste hanno lasciato, come dire, che frutto hanno portato? Solamente una desolazione. Allora certi processi vanno accompagnati con coraggio, con dialogo. Ad esempio alcuni sindaci di alcuni comuni in un periodo di sperimentazione hanno pensato, che so, a una detassazione o una sospensione dei tributi o anche un rimborso per i cali di fatturato. Qui il nulla, qui si sperimenta sulla, come dire, sulla vita, sull'economia delle famiglie, sulle loro spalle. Quindi ritengo che questo stile non funzioni. Ti fanno bene gli operatori a protestare civilmente per dimostrare a questa amministrazione che ha garantito loro un camminare a fianco e una concertazione, e che si sentono traditi, voler elevare la propria protesta affinché il sindaco possa capire e comprendere cosa significa guidare una comunità. Lunghe code registrate intanto questa mattina su via Galatea, e una volta tanto non è dipeso solamente ed esclusivamente dalla chiusura H24 di Piazza Duomo. Dario Astorina, operatore ecologico, ci segnala quanto successo mentre svolgevo il mio lavoro di raccolta del secco in via Galatea. Dice: mi sono ritrovato davanti a questa macchina posteggiata
male che impediva il passaggio di un mini autobus e così tutta la circolazione è rimasta intasata per troppi minuti. Alla richiesta di chiamare un carro attrezzi ai vigili urbani prontamente accorsi, ci è stato risposto che sarebbe trascorso almeno un'ora perché il carro attrezzi doveva venire da Santa Venerina. Chiedo al sindaco e all'amministrazione se questo sia normale e non ci sia la possibilità di un intervento rapido. Non sarebbe meglio e utile che il comune si dotasse di un carro attrezzi di proprietà per eventuali interventi più rapidi? Questo è l'interrogativo che Dario Astorina rivolge all'amministrazione comunale. Spazio adesso invece alla cronaca. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Catania hanno effettuato una verifica, un controllo in un'area di cava a Belpasso, già oggetto di controllo nel 2019, riscontrando nuove escavazioni abusive di basalto lavico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'intera attività è stata sequestrata, compreso un impianto di frantumazione, 3 escavatori, 2 autocarri e tutti i locali adibiti ad uffici. Denunciate 4 persone, il legale rappresentante e 3 dipendenti sorpresi ad operare gli scavi abusivi. La Polizia di Stato ha invece denunciato 2 persone, uno per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, l'altro per resistenza a pubblico ufficiale. In azione la Polizia Stradale che lo scorso fine settimana ha svolto specifici servizi di controllo sul traffico in occasione appunto della movida che si verifica nella zona di Aci Castello. Nell'ambito di questi controlli verso 1 della notte è stato intimato l'alta ad una vettura che aveva effettuato un momento prima alcune pericolose manovre. Il conducente però alla vista degli agenti anziché fermarsi ha accelerato l'andatura proseguendo in direzione a Cireale. La pattuglia si è posta all'inseguimento della vettura, una Suzuki, riuscendo con non poche difficoltà ad affiancarla e a costringerla a fermarsi dopo alcuni chilometri nella zona di Capomulini. Alla guida c'era un 23enne pregiudicato catanese, con lui un giovane 19enne, anche egli pregiudicato. I 2 sono stati subito bloccati in quanto avevano tentato un'ulteriore quanto inutile fuga a piedi. Il conducente è stato trovato anche in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane è stato pesantemente contravvenzionato. Entrambi sono stati poi denunciati anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità, pochi minuti, torniamo con tutti gli altri argomenti di giornata. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Concessionaria Opel Girauto ha riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati.
GTE Informatica, un mondo di innovazione a portata di mano. GTE Informatica, vendita computer e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, a Cireale. Collegati su www.gte.it. Diamoci una mano. Radio Etna Espresso ed Etna Espresso Channel sono da sempre quotidianamente al vostro fianco. Da 44 anni siamo impegnati a mantenere una voce attiva che parli di noi, della nostra terra, dei problemi che viviamo giornalmente. Abbiamo raccontato grandi emozioni. Un grazie di cuore a chi ha continuato a seguirci, apprezzando la nostra informazione, il nostro spirito di servizio, la nostra compagnia. Siamo consapevoli di non essere ancora fuori del tutto dall'emergenza, ma dobbiamo ripartire e per questo stiamo lanciando l'idea Diamoci una mano. Trattamenti veramente speciali sui servizi pubblicitari per i nostri clienti, da sempre nostri grandi sostenitori. Contattateci senza impegno allo 095 89 46 16. A Cireale investe sulla mobilità con due progetti approvati ieri in giunta. Ne abbiamo già accennato nel TG di ieri, oggi ci torniamo. La città di Acireale guarda alla mobilità con modifiche importanti al sistema infrastrutturale. Tutto questo grazie a due progetti approvati ieri dalla Giunta Cese, non isolati ma di rete. Il primo riguarda il polo intermodale Cappuccini, progettato in una logica di sistema che comprende la fermata Acireale Centro, Bellavista, Cappuccini e il collegamento pedonale fra le due infrastrutture. Il secondo progetto concerne l'incremento e l'integrazione della rete ciclabile cittadina. Il tutto per creare un sistema di mobilità che possa permettere lo scambio dei mezzi di trasporto per i viaggiatori, in particolare quello tra mezzo pubblico e privato. A rendere possibile la fattibilità di tali progetti è il finanziamento da parte della Comunità Europea per un totale di 9 milioni di euro, che coprirebbe per intero le spese di entrambi i progetti, volti a riqualificare non solo specifiche zone della città di Acireale, come il quartiere Suffragio, ma nell'ottica di una migliore mobilità lavorativa e scolastica. Questa mattina, nel corso di un'apposita conferenza stampa, il primo cittadino Stefano Alì, l'assessore a ramo Carmelo Grasso, alla presenza degli ingegneri Andrea Giudice e Santi Domina, hanno illustrato i progetti. È una grande opportunità che possiamo cogliere e che stiamo mettendo in campo, perché anche la tempistica, stiamo rispettando la tempistica e gli obiettivi che ci dà la Comunità Europea, perché questi due progetti sono sulla mobilità sostenibile e quindi il primo progetto è su questo sistema di parcheggi, di terminal bus e di accesso, perché c'è anche le modifiche a Viale Regina Margherita, all'ingresso al parcheggio e alla rotonda. Quindi queste sono le scelte che Acireale ha rinviato per troppo tempo. Non si sono fatti investimenti in mobilità. Oggi abbiamo la possibilità di realizzare questo, di realizzare la fermata a Cappuccini, di realizzare il parcheggio scambiatore nella stazione nuova e di realizzare il secondo progetto, che invece riguarda la mobilità sostenibile e quindi tutta una pista ciclabile. Due progetti di ampio respiro, fra l'altro ricordo che il progetto del nodo Cappuccini è un progetto che riguarda un'attività di pianificazione di medio e lungo termine che noi abbiamo avviato, infatti proprio per questo chiamo nodo, perché prevede il collegamento diretto con la prossima fermata ferroviaria di centro città e con il collegamento pedonale che connetterà il terminal bus, il parcheggio Cappuccini, con la nuova fermata di Acireale Centro Cappuccini Bellavista. I progetti sono interamente finanziati, sono progetti che rispondono a degli avvisi della Comunità Europea, che ovviamente spende in mobilità sostenibile, perché questo è il futuro delle città, e chiede alle città di adeguarsi in progetti che siano finalizzati a queste specificità a cui bisogna adeguarsi e attenersi.
Il progetto, curato dagli ingegneri Andrea Giudice e Santi Domina, a cui hanno lavorato due giovani tirocinanti acquisiti con l'avviso 20 della regione siciliana e dunque a costo zero per il comune di Acireale, è stato trasmesso questa mattina all'agenda urbana e adesso è in attesa di approvazione. Secondo i tempi dettati dalla comunità europea, per non perdere i fondi, i lavori dovrebbero essere consegnati entro il novembre 2022. Torna a riunirsi stasera ad Acireale il Consiglio Comunale, orario di convocazione prevista 18:30, ma non si parlerà delle opere abusive ubicate nella via Toti a Stazzo, nella via Argenta a Santa Tecla e nella via Cordovado a Piano d'Api, argomento rinviato già dalla scorsa seduta. Sull'argomento interviene infatti l'opposizione ricordando come dopo aver evidenziato le delibere sulla materia urbanistica erano carenti di una istruttoria sacrosanta per deliberare sugli immobili oggetto di abuso, oggi il rinvio di tali delibere carente e incomplete, adesso il ritiro delle delibere è stata richiesta direttamente dal presidente Sonia Abbotto, lo ricorda Francesco D'Ambra, insieme ai consiglieri d'opposizione che avevano già fatto notare, dicevamo, come queste delibere si presentassero carenti di una necessaria istruttoria, e così gli argomenti sono stati, come dire, frettolosamente archiviati per essere ripresentati successivamente. Intanto, da un consiglio all'altro, ad Aci Sant'Antonio, riscontrando disservizi idrici a Santa Maria La Stella, il consigliere pentastellato Giuseppe Finocchiaro invita i cittadini ad accorrere in massa giorno 23 per un apposito consiglio comunale convocato a Palazzo Cantarella. I cittadini che subiscono disservizi accorrano in massa. Questo l'appello lanciato dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Deserto ad Acireale il bando per la gestione del Pala Volcan. Il bando deve essere ampiamente rivisto, come sostenuto da tempo da Consulta dello Sport e società sportive. È andato deserto ad Acireale il bando per l'affidamento in gestione del Pala Volcan. Le previsioni e i timori formulati all'atto dell'emissione del bando di gara in tal modo si sono materializzati, confermando quanto sostenuto a suo tempo dalle società sportive e dalla Consulta riguardo gli oneri troppo elevati da sostenere. Alla luce di tutto ciò, l'ente locale ha prorogato di ulteriori 6 mesi la gestione al consorzio di società costituito dal GIS, coordinato da Paolo Panebianco, il quale ha avuto perciò modo di sostenere, commentando, usando un gergo sportivo, il risultato venuto fuori, come non si tratti di una novità, in quanto il bando presentava diversi punti poco appetibili, con in primo luogo una polizza di assicurazione dai notevoli costi, a copertura di possibili rischi per 20 milioni di euro. Da Panebianco quindi l'ennesimo appello a rivedere questo bando complicato e dai costi vari, in maniera da poter scaturire da un sereno confronto fra le società sportive da un lato e sindaco con assessori dall'altro il filo conduttore per andare avanti. Del resto, finora il GIS ha gestito l'impianto al meglio, con il solo obiettivo di portare avanti la pratica sportiva locale per tanti giovani, attraverso le società che con tanti sacrifici portano alto il nome di Acireale in campo nazionale. Società, nonostante queste peculiarità, che però di fatto sono a livello dilettantistico, per cui i costi da sostenere per il Pala Volcan a questo punto sarebbero insostenibili per lo svolgimento della loro attività e per il loro futuro. E adesso una nota del Comitato Cittadino Giarrese, rivolgiamo all'ospedale. Ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro circa l'istanza presentata per l'istituzione di una unità di cardiologia. Riteniamo incomprensibile il silenzio che la Direzione Generale dell'ASP Catania ha assunto nei nostri confronti e l'incontro che dovrebbe tenersi domani
tra l'ASP e la conferenza dei sindaci ci lascia particolarmente perplessi. Forse ancora una volta l'interrogativo: si vuole giocare l'ennesima partita politica o campagna elettorale sulle sorti e vicende dell'ospedale di Giarre? Il comitato Rivogliamo l'ospedale non farà da supporto a questi giochi, facendo sentire la propria voce e il proprio disappunto finché non si avranno risposte certe sul futuro dell'ospedale di Giarre. Firmato Angelo La Rosa, comitato cittadino Giarre, Rivogliamo l'ospedale. Questa dunque la nota appunto del comitato civico. Da Giarre ad Aci Catena, il sindaco Nello Oliveri informa la cittadinanza che ha provveduto a spendere, distribuendolo, il conto solidale secondo le esigenze ritenute prioritarie. La somma è stata devoluta in parti uguali alle 6 parrocchie catenote alla Chiesa della Divina Provvidenza di San Nicolò. I parroci, attraverso la Caritas parrocchiale, provvederanno a distribuire la cifra ricevuta alle persone in momentanea difficoltà economica causa pandemia, appartenenti e territorialmente residenti nell'area parrocchiale. Mi sento di ringraziare i parroci, afferma il sindaco Nello Oliveri, per la preziosa collaborazione sociale, affiancando l'amministrazione nel difficile compito di redistribuire somme di denaro alle famiglie in difficoltà. Ovviamente un grandissimo ringraziamento, aggiunge Oliveri, lo rivolgo anche ai cittadini privati, commercianti e tutti coloro che, nonostante il periodo non sia stato facile per nessuno, hanno contribuito ad offrire le somme da noi raccolte. Aci Catena ancora una volta ha dimostrato di essere matura, solidale e generosa. E adesso ci fermiamo, ancora uno spazio pubblicitario, a tra poco. Bella Fresca coniuga da sempre tradizione e innovazione. In questi ultimi mesi vi siamo stati ancora più vicini, condividendo le difficoltà di un momento che oggi ci trova preparati, perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Hashtag Ce la faremo non è solo uno slogan, ma un impegno a ridisegnare una nuova normalità. Il nostro contributo è in tutti i sensi di peso e lo trovate nelle nuove confezioni vicini di Bella Fresca. Bella Fresca, vicini a voi, da sempre. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL. Autorizzato Renault Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Baratelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Progettazione e costruzione infissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione costruzione infissi ad Acireale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate.
Ad ACI Sant'Antonio, novità in merito al comando della Polizia Municipale. Si è infatti insediato il nuovo comandante. È il dottor Patrizio Loverde, 59 anni, il nuovo comandante della Polizia Municipale di ACI Sant'Antonio. Ieri, presso la stanza del sindaco al Palazzo Municipale, Loverde, in presenza del primo cittadino, Santo Caruso, dell'assessore alle politiche del lavoro, Antonio Scuderi, e della responsabile del servizio finanziario, Alfia Marino, ha firmato per un incarico che avrà durata fino all'esaurirsi del mandato del sindaco. Quello delle assunzioni di personale per il triennio 2019-2021 è uno degli obiettivi più importanti per questa amministrazione, ha dichiarato l'assessore Scuderi, e lo stiamo portando avanti nel modo migliore. Abbiamo di fatto rafforzato la macchina amministrativa, regolandola e dotandola di professionalità di cui l'ente aveva decisamente bisogno. Il primo cittadino evidenzia l'importanza della figura insediatasi. Si tratta di un altro passo avanti importante, afferma il sindaco Caruso, per rinforzare le professionalità del comune di ACI Sant'Antonio, e sono particolarmente contento di avere il dottor Loverde. Quella del comandante della Polizia Municipale è una figura di importanza cruciale che non soltanto rafforza il corpo dei vigili urbani, ma conferisce agli occhi dell'utenza una ulteriore solidità fondamentale a questo settore e all'intera macchina amministrativa. Non va dimenticato, aggiunge il sindaco, che il quarto settore si è mostrato estremamente importante durante questa mia seconda sindacatura. Il dramma del sisma prima e quello della pandemia adesso non sarebbero stati affrontati con la stessa professionalità senza l'apporto fondamentale dei vigili urbani, che ringrazio e sono certo da adesso saranno ancora più efficaci nell'azione che li contraddistingue. L'associazione Coreandolata torna protagonista nella sua ACI Ideale. All'indomani della fase più critica della pandemia ha realizzato all'interno della cattedrale un'opera dedicata al Corpus Domini in segno di gratitudine e voglia di ripartenza. Pulsa all'unisono il cuore degli italiani, grati per aver superato la fase clou della pandemia e al contempo addolorati per le vittime che questo terribile virus ha portato via. Sembra voler fotografare questo spirito di amore e gratitudine l'opera dedicata al Corpus Domini che l'associazione culturale Coriandolata di ACI Reale ha allestito all'interno della cattedrale. Su uno sfondo di sabbia vulcanica, degli sgargianti coriandoli monocromatici, bianchi, azzurri, gialli, arancioni e verdi, mentre a spiccare è il rosso del Cairo e di quel cuore posto in alto a destra, lo stesso che, con un fiocco nero, diventa un omaggio a chi non ce l'ha fatta. Un'opera imponente che si riveste di un significato simbolico importante. Bisogna trovare la forza di andare avanti, ricordando che lo spirito di servizio costituisce la base di una comunità che, unita, vuole riprendere il suo cammino. Un'opera che diventa preghiera all'interno di un luogo sacro in cui la fede determina sempre un nuovo inizio. Don Mario Fresta, parroco della Basilica Cattedrale, ha molto apprezzato il messaggio di speranza lanciato dai membri dell'associazione Coriandolata, guidati dal loro presidente Dario Liotta, e permetterà che quest'opera, segno di un nuovo inizio, resti esposta fino alla fine dell'estate. Ed ora andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature, le massime si attesteranno sui 25 gradi, le minime sui 16, i venti saranno deboli, il mare poco mosso. Ed è tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi. TG Reporter vi aspetta domani per un nuovo appuntamento a partire dalle 13:40. Arrivederci.